Giovedì finalmente riapre il campo scuola, un campo scuola completamente rinnovato. Sì, giovedì pomeriggio alle 15 ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di rigenerazione del campo scuola alle ore 15. I lavori sono stati finanziati da un progetto di sport e periferie vinto dal gruppo podistico Amatori Teramo con un importo di 700.000 euro e in seguito a un contributo importante dell'amministrazione comunale per quanto riguarda tutte le attrezzature di circa 130.000 euro. Questo ci consentirà di avere entro il mese di novembre una omologazione dell'impianto e dove si potranno svolgere delle gare sia nazionali e anche internazionali. Mancano ancora dei lavori da fare? Ma guardi, di fatto l'impianto è completo. Naturalmente sopra la tribuna noi non abbiamo la tettoia, quindi anche se questa è prevista, era stata prevista già nel 2020 con la precedente ristrutturazione, quindi con questa tettoia potremmo ospitare con più tranquillità manifestazioni di alto livello che naturalmente chiederemo alla nostra federazione che è la FIDAL. Parata agli Olimpionici alla manifestazione di inaugurazione. Sì, grazie ai contatti e alle amicizie del professor Mazzaufo siamo riusciti, avremo la presenza di tre campioni come Andy Diaz, che è di recente medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi. Avremo anche il suo allenatore Fabrizio Donato, già medaglia di bronzo a Londra, e poi avremo anche Andrew Au, che è un indimenticabile campione, anche lui ancora in fase finale dell'attività, però sono tre personaggi importantissimi. Speriamo di avere anche Gaia Sabatini, ha degli impegni ma cercherà di essere presente.